È incredibile no? come io abbia potuto eh, creare questa cosa per voi sul palco di TEDx di Cortina tutto in tempo reale. Con un computer portatile, con eh, pochissime ehm, eh, strumentazioni, che sono una tastiera Bluetooth, una interfaccia audio e un software semplicissimo e un investimento totale di solo 1000 euro. Mi presento: il mio nome è Michele Canovia Orfida, sono un produttore musicale. E la prima volta che ho incontrato questo tipo di tecnologia, o meglio gli albori di questa tecnologia, fu il 1988. In quel periodo io frequentavo il conservatorio Cesare Pollini di Padova, praticavo il violino e perciò il mio background era puramente di musica classica. L'unico mio contatto con il mondo dell'informatica era la mia passione e un certo minimo di rudimento nei linguaggi di programmazione dei videogiochi dell'epoca dei primi home computer. Non avrei mai pensato che quel tipo di tecnologia... Cambiasse e avrebbe potuto cambiare radicalmente nei successivi trent'anni il mondo della produzione musicale. Il mio primo contatto, come vi ho detto, fu nell'88, quando a Padova, un pomeriggio d'inverno, un amico mi mostrò per la prima volta un campionatore rudimentale, un sintetizzatore e un software di sequencer musicali. Non potevo credere che nella propria abitazione, senza l'utilizzo di eh, molte persone, o, senza l'utilizzo di molti musicisti, uno potesse, una persona potesse realizzare una composizione musicale fatta e finita. Divenne perciò, in quel momento, chiaro dentro di me che volevo fare quello nella vita, avrei voluto diventare un esperto, diciamo, di, di questo. Alla fine degli anni '80 si cominciò a delineare, perciò, in qualche modo, la democratizzazione tecnologica applicata alla musica. Voglio dire che eh, le dimensioni. Richieste per gli spazi, gli spazi richiesti per gli studi di registrazione cominciarono a diminuire moltissimo. L'evoluzione delle risorse tecnologiche cambiavano ripetutamente e sempre in meglio la possibilità di creare musica. E a questo punto, addirittura la forma canzone stessa, cioè la scrittura della canzone, cominciò a essere perfettamente modificata dalle tecnologie. Per capirci, torniamo un po' indietro e. Andiamo verso le, le, le origini, chiamiamole così, i, i due decenni dagli anni 60 agli anni 80, come si registrava e come si scrivevano le canzoni. Gli spazi dove la musica veniva registrata erano enormi, sale di ripresa che dovevano eh, servire a contenere intere orchestre o intere band musicali che dovevano registrare prevalentemente in presa diretta, visto le grandissime limitazioni dei supporti di registrazione dell'epoca. Come potete vedere anche dalle immagini, eh, le regie dove il fonico e l'ingegnere del suono registrava dovevano contenere banche di messaggio incredibilmente grandi, tecnologie eh, di registrazione, di preamplificazione valvolare e il supporto prevalentemente di registrazione era il registratore a nastro. Potete vedere che insomma, la struttura del, del, del registratore era veramente grande, aveva bisogno di una stanza solo per questo. Eh, il nastro che domina que quei due decenni evolve lentamente da due tecnologie, dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale. La tecnologia digitale permetterà in qualche modo di... Condensare e di rendere maggiori il numero di strumenti che si possono registrare sul supporto. Si passa negli anni 60 da quattro strumenti massimo che si possono registrare in un registratore analogico fino alla fine degli anni Ottanta col supporto digitale fino a 48 strumenti contemporaneamente. L'unica caratteristica che continua a essere uguale per, tutti, per le due tecnologie su nastro è la linearità del processo di registrazione. Voglio dire che il nastro ha un inizio. E una fine che segue esattamente l'inizio e la fine della canzone. Voglio dire una canzone fatta di una strofa, di un inciso, di una seconda strofa. Questo è come potete capire bene. L'editing è molto difficile da fare. Per editing intendo cambiare la struttura della canzone. Si poteva, sì, fisicamente tagliare il nastro e rincollare successivamente, ma è una cosa di una minuzia estrema e non poteva di certo permettere delle operazioni che in futuro sarebbero state più facilmente possibili. Perciò direi che in, quel in quei due decenni al centro del processo creativo musicale c'è sicuramente l'esecuzione del musicista o della band, e che diventano perciò il, la parte centrale della creazione musicale. Il successivo decennio, eh, nel successivo decennio, vediamo finalmente la fermazione delle Digital Audio Workstation, o DAW, perciò dei sistemi, delle combinazioni di software e di hardware, che permettono per la prima volta di digitalizzare, di registrare l'audio in formato digitale su hard disk. Questo crea una rivoluzione lenta, che permette perciò di abbattere i limiti di cui parlavamo prima, del formato nastro, sia analogico che digitale. Il numero delle piste, il numero degli strumenti registrabili, in maniera esponenziale cresce fino a arrivare quasi a un numero illimitato e le possibilità di editing di cui parlavo prima diventano infinite perché si introduce un concetto finalmente di non linearità dove io posso separatamente registrare una strofa, in un secondo momento un inciso e poi costruire la struttura della canzone come meglio credo. Una figura diventa sempre più importante all'interno dello studio di registrazione, che è quella del produttore, che grazie a queste nuove possibilità, sia di numero di piste che di possibilità di editing, fa della sua professione, una, la sua professione diventa estremamente creativa. Tutto ciò contribuisce ulteriormente a cambiare la scrittura pura della canzone. E ho qui un esempio per voi da farvi sentire, che è di Madonna e si chiama Don't Tell Me. Ora, come avete sentito, eh, prima di questo decennio non sarebbe mai stato possibile tagliare una chitarra, editarla e farla ripetere ossessivamente, come è stato fatto all'inizio di questa canzone. Qui capiamo bene che l'arte, cioè l'utilizzo dello strumento di AW diventa anche una forma artistica. Mi sposto agli ultimi vent'anni, in cui eh, i progressi tecnologici hanno contribuito a ridurre ulteriormente gli spazi di registrazione, eliminando totalmente la figura del banco di messaggio di fronte a noi. Il banco viene, verrà poi successivamente virtualizzato all'interno del computer e quello che si trova di fronte, come potete vedere dalle immagini, al, al produttore o al fonico è semplicemente una serie di, di monitor, di schermi, che agiscono, agiscono prevalentemente da finestre verso lo studio virtuale, come se noi ci affacciassimo verso uno studio virtuale. Qui potete vedere il banco di messaggio che non è più fisico ma è virtuale. E i fader all'interno del software. Ma non solo, negli ultimi vent'anni un grande passo in avanti è anche nella generazione sonora. Eravamo abituati a avere strumenti all'interno della nostra sala di ripresa, dei pianoforti, delle chitarre o intere orchestre che registravamo. Ora, come potete vedere, il pianoforte è all'interno del software, una batteria è disponibile all'interno del software, una chitarra è disponibile all'interno del software e addirittura un'intera orchestra è disponibile all'interno del software. Il produttore musicale, perciò, diventa in qualche modo l'elemento centrale e l'unico o quasi l'unico elemento umano all'interno della produzione musicale degli, degli ultimi vent'anni. E la scrittura della canzone... Viene ulteriormente influenzata da questi salti tecnologici, che sono, come vi ho detto prima, la miniaturizzazione dei componenti elettronici, perciò computer sempre più potenti, la potenza di calcolo sempre maggiore, che è l'accesso anche alla nuvola, alla cloud, di librerie musicali che diventano perciò infinite nello spazio, eh, diciamo, nelle dimensioni e aumentano sempre di più le, po le possibilità produttive. Voglio farvi sentire due esempi. Negli ultimi vent'anni, un produttore giovane e molto bravo che solo. Eh, dotato di una cosa veramente molto simile, di un settaggio molto simile a quello che ho io, si chiama Skrillex e ha, ha fatto questo brano che è prevalentemente generato solo da suoni all'interno del computer. Oh my God! esempio prevalentemente di musica elettronica. Voglio farvi anche un esempio invece più commerciale, più che forse conoscete meglio, una canzone di Justin Bieber che è stata prodotta sempre da Skrillex e da Diplo si chiama Where Are You Now e ve la faccio sentire. In questo caso è evidente che la manipolazione dell'intonazione e della ripetizione di questa frase che sentiamo all'inizio non sarebbe stata possibile vent'anni fa e grazie al processamento all'interno del computer diventa quasi un'arte, diventa un, una forma creativa. La democratizzazione di cui vi ho parlato prima non riguarda poi solo la produzione musicale, ma negli ultimi decenni è diventata anche eh, una democratizzazione dell'accesso alla musica. Non compriamo più i dischi all'interno di negozi fisici, ma accediamo direttamente a sottoscrizioni ho fatto l'esempio di Spotify ma ce ne sono molte altre, uh, allo streaming che ci permette e in qualche modo ci permette di rip ripercorrere tutti i passaggi che abbiamo fatto con la produzione musicale anche per l'accesso alla musica. L'accesso è non lineare come eh, nella produzione, cioè io posso avere accesso a un database di 10 milioni di canzoni in un secondo senza che queste canzoni siano virtualmente occupino dello spazio nel mio hard drive perché sono in realtà sulla nuvola. La riduzione dei costi è notevole e se pensiamo che una sottoscrizione a Spotify costa eh, forse la metà di quello che costava un CD di vent'anni fa. Non solo, la distribuzione musicale diventa semplificata anche per l'artista. Se pensiamo che un artista al giorno d'oggi, per avere a disposizione un suo brano su, su Spotify o su un altro servizio di streaming, l'upload è, eh, è molto uguale alla procedura di uploadare un video su YouTube, perciò di una semplicità estrema e può essere disponibile già il giorno dopo. In conclusione... Quale momento migliore per creare musica se non oggi? Gli innumerevoli strumenti che vi ho fatto vedere e molti altri sono a disposizione oggi per esaltare il talento di ragazzi giovani come Skrillex, come altri produttori ventenni che, a, con una, a disposizione un solo portatile, riescono a produrre capolavori della musica elettronica e non. Se pensiamo che oggi, un ragazzino di 12 anni, di qualsiasi nazionalità nel mondo, armato solo di un portatile, può facilmente competere con un artista affermato supportato da multinazionali. Non mi sembra che in, mai come in questo momento la tecnologia liberi le idee. Grazie.